Buongiorno cari amici e benvenuti alla Scoperta di Trieste. Oggi ricevamo gli studenti Ivan Gufac e Jordan Cente, studenti all'Università di Trieste. Buongiorno Ivan. Buongiorno Olivier, io sono Ivan Gufac, studente camerunese iscritto alla Facoltà di Ingegneria Informatica all'Università degli Studi di Trieste. Bella università che conosco. Buongiorno Jordan. Salve a tutti, io sono Jordan Loic Cente Uscio, studente in Ingegneria Elettronica e Informatica all'Università degli Studi di Trieste. Ivan, parlaci un po' degli studi a Trieste. Come mai avete scelto Trieste, visto che abbiamo una panoplia di università nel mondo? Perché Trieste? Allora, la mia scelta è stata guidata da mia zia, che ha studiato qui in regione, all'Università di Gorizia più precisamente. Visto che a Gorizia non c'è la facoltà di ingegneria informatica, lei mi ha indirizzato qua all'Università degli Studi di Trieste. E tu, Jordan, perché Trieste? Perché so che potevi andare, diciamo, in Francia, in Inghilterra. Ma perché avevi scelto proprio l'Università di Trieste? Allora, in Francia, dappertutto, diciamo che la scelta dell'Italia prima era perché avevo il mio zio qua che mi poteva essere di un sostegno. E anche a Trieste particolarmente. Lui ha studiato a Perugia, ma adesso vive qua a Trieste. E per uno studente nuovo è più facile di andare dove c'è qualcuno che ti può un po', diciamo, inquadrare. Per questo ho scelto Trieste, è anche una bella facoltà, diciamo così, in informatica. Per questo che la mia scelta è stata così, diciamo, fissa per Trieste. Ok, bella scelta. So dove riferirmi quando avrò il computer rotto. Ivan, dimmi, allora, come riesci a studiare? Immagino che forse consigli, studi e lavoretto. Parlaci un po' del tuo studio. Come riesci a organizzarti? Allora, prima di tutto, la facoltà di ingegneria in sé è una facoltà abbastanza pesante, quindi diciamo, noi la chiamiamo tra di noi colleghi una facoltà un po' gelosa, perché non piace essere condivisa con altra cosa. Okay. Ma purtroppo nella vita le cose non vanno sempre bene, quindi bisogna trovare qualche lavoretto ogni tanto per poter mantenersi. Quindi direi che il punto, diciamo, base è avere la mente fresca e proprio le idee chiare. Quindi conciliare studi e lavoro è una cosa abbastanza difficile prima di tutto da un punto di vista energetico, perché già gli studi ti consumano veramente un tempo abbastanza grande, e dall'altra parte, oltre al lavoro, oltre alle ore di lavoro che fai, c'è anche l'energia che il lavoro ti succhia. Quindi se uno non ha le idee chiare su quello che sono i suoi obiettivi, davvero un po' difficile di cavarsela. Ma prima di tutto bisogna sapere e avere sempre in mente che siamo qua prima di tutto per gli studi, quindi mai, diciamo, fare passare in primo piano altre attività. Ok, so che Ivan ha già passato 5 anni a Trieste e Jordan 4 anni, che sappiamo anche che la facoltà di ingegneria veramente è una facoltà difficile, bisogna sapere organizzarsi. Jordan, parlami un po' degli studi a Trieste, come riesci a organizzare durante questi 4 anni a Trieste? Allora, prima di tutto, quando gli studenti arrivano, abbiamo una grande possibilità, una grande chance, direi, di avere la borsa di studio. Ma è una cosa che si può anche perdere, qualcosa che succede. Il problema è quando succede, non si deve lamentare, si deve andare avanti subito. E a questo punto bisogna fare tipo un lavoretto, perché dire fare un lavoro non è la cosa, già che non è facile, non è la cosa giusta. Dobbiamo fare un lavoretto. Allora, fare un lavoretto è una cosa impegnativa. L'ingegneria, come ha detto il mio collega Ivan, è una cosa molto molto impegnativa. Quindi bisogna avere una volontà talmente grande, se no ci ritroviamo tipo un cerchio, una rotonda tra studio e lavoro. Perché bisogna lavorare per poter vivere e bisogna avere tempo per studiare. Ma quando lavoriamo abbiamo meno tempo e studiamo meno e non andiamo avanti. Dunque, se qualcuno non è fisso sugli obiettivi, non è concentrato, non ha una grande volontà, sulla durata si ritroverà a essere più un lavoratore che uno studente. E potrà passare anni e anni a sempre fare lavori e non andare avanti con lo studio. Dunque, è una trappola che tutti devono
evitare diciamo così. Ok, allora come consiglio Jordan ci ha dato un bel consiglio, soprattutto a voi giovani e studenti, per riuscire basta ascoltare quello che ha detto Jordan. Mettete un like, abbonatevi al nostro canale per essere sempre aggiornato. Allora, Ivan, dimmi, so che sei stato presidente dell'Associazione degli studenti di Trieste. Come sei riuscito a mettere su piede un'associazione come quella? Parlaci un po' di qual era il suo ruolo. Allora, prima di tutto non ho messo io in piedi l'associazione, diciamo che è nato da riflessioni di più studenti. Poi prima, quando sono arrivato qua a Trieste per la prima volta, c'era già un'associazione, ma dopo un breve tempo tutte le attività dell'associazione sono state sospese per alcuni motivi. Poi dopo anni, di fronte alle difficoltà che incontravamo sul campo, e anche le matricole quando avevano certe difficoltà, insieme a un altro gruppo di studenti ci siamo seduti, abbiamo fatto delle sedute per poter dare un fiato nuovo all'associazione, per poter avviare di nuovo le attività. E allora, come attività dell'associazione, prima era un aiuto per noi studenti. Un aiuto in che senso? Soprattutto per le matricole che arrivano, perché quando arrivano hanno tante diciamo cartelle amministrative da fare, e quando uno arriva qua non è che il suo italiano è proprio perfetto, arriva in un nuovo mondo, quindi non ha proprio diciamo un orientamento fisso. Quindi quello è il ruolo principale dell'associazione, aiutare i nuovi studenti che arrivano qui a Trieste affinché possano iniziare la scuola diciamo non con tanta difficoltà. Perché quando uno studente arriva qua, entro 8 giorni per fare tutte le cartelle amministrative, bisogna prendere gli appuntamenti, bisogna andare in posta a fare qualche documento, tutto quanto. Sempre parlando dell'associazione, vorrei parlare di un progetto veramente di cui siamo noi tutti i soci dell'associazione molto orgogliosi, è quello in cui abbiamo collaborato con l'università. Allora, per essere più preciso, abbiamo lavorato sul polo della segreteria stranieri. Il nostro lavoro consisteva a aiutare tutte le nuove matricole a avere tutte le pratiche necessarie per la loro iscrizione. Così facendo abbiamo agevolato il lavoro della segreteria e anche degli studenti, perché quando un studente arrivava non aveva sempre in mente tutti i documenti necessari per finalizzare la sua iscrizione. Ma quando lui arrivava, noi il nostro lavoro era quello di aiutarlo proprio a avere tutti i documenti per poter finalizzare la pratica della sua iscrizione. Ok, grazie Ivan, veramente avete fatto un bel lavoro. Ma hai parlato adesso usando il passato, vorrei sapere, visto che hai toccato così i dossier caldi dell'associazione, dimmi un po', adesso i studenti che arriveranno adesso, nuovi studenti, come faranno? L'associazione vive ancora oppure l'associazione ha smesso di funzionare? Come fate a seguire i nuovi studenti essendo ancora giù nei loro rispettivi paesi? Allora, in questo tempo, vista questa situazione che noi tutti viviamo, le cose diciamo sono un po' diverse quest'anno, ma però gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Quindi già, l'associazione ha già iniziato il suo lavoro di base, quello di entrare in contatto con tutti gli studenti che desiderano venire qui a Trieste per proseguire gli studi. Così facendo abbiamo già un'idea generale più o meno su quanti saranno, come organizzarci per poter aiutarli una volta che saranno qua. Direi che nonostante la situazione che è un po' strana e difficile. Allora, possiamo dire che avete fatto un bel lavoro, come un nuovo fiato avete dato proprio a questa associazione. Parlando di questo arrivi dei nuovi studenti, ma avete anche questo sostegno che potete portare a questi nuovi studenti nel senso di trovargli un alloggio? Perché so che avere un alloggio, sapere dove dormire è molto importante. Come sostenete questi nuovi studenti in questo senso? Allora, prima che arrivano, facciamo prima un lavoro di base. Cerchiamo di entrare in contatto con tutti quelli che desiderano proseguire gli studi qua. Quindi più o meno abbiamo già un'idea fissa sul numero di studenti che verranno qui, sul numero di studenti che hanno bisogno di alloggio, sul numero di studenti che hanno bisogno di qualunque altro diciamo aiuto. Quindi così facendo, prima che arrivassero, noi già qui siamo già sistemati diciamo. Ah, ok.
Ragazzi, sostenete il canale, mettete un mi piace, condividete, fate girare per avere più informazioni. E Jordan, dimmi, se uno essendo ancora nel suo paese di origine vuole entrare in contatto con l'associazione perché adesso non sa dove mettersi, che consiglio puoi portare dare a questa persona? Allora, se qualcuno vuole tipo essere in contatto con l'associazione, se per caso ha la possibilità di essere in contatto con qualcuno qua a Trieste, ci può chiedere alla persona, sicuramente la persona troverà uno studente con chi parlare di quella persona. O no, c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama Associazione degli Studenti Camerunesi di Trieste, in cui la persona può andare e scrivere in privato, così rispondiamo e entriamo in contatto. Ma quando vedo il nome Associazione degli Studenti Camerunesi, significa che voi aiutate solo camerunesi? No, purtroppo ci sono tanti altri paesi africani che non hanno quella struttura come noi abbiamo. In questo caso siamo anche disposti ad aiutarli, non è che facciamo la cosa solo per i camerunesi. Alla base è vero che sono per i camerunesi, ma se un africano arriva con un problema, non è che noi non possiamo dire che non ti aiutiamo perché non sei camerunesi. Alla base sono per i camerunesi, ma siamo anche disposti ad aiutare tutti quelli che sono nel bisogno. Ok, condivisione, aiutare è l'obiettivo dell'associazione. Se ho capito bene, significa che voi potete aiutare qualsiasi persona, che sia anche italiano, essendo qua, che cerca informazioni. Ragazzi, allora, essendo ancora nel vostro paese, oppure se siete anche già qua, potete entrare in contatto con l'Associazione degli Studenti Camerunesi. Loro potrà darvi tutti i consigli. Ivan, dimmi adesso, tu, che sei qua da quasi 5 anni, cosa pensi fare nel tuo futuro? Avendo già finito con gli studi. Allora, diciamo che essendo quasi alla fine del percorso, ho già qualche idea per il futuro. Ma soprattutto, facendo ingegneria informatica qui a Trieste, mi sono reso conto della chance che avevo. Perché qui a Trieste, come l'ha sottolineato la collega Melena nell'ultima puntata della Scoperta di Trieste, il posto che occupa l'Università di Trieste sul punto di vista tecnologico, scientifico, è veramente un posto alto, e quello non è un caso, perché qui veramente, diciamo, per la facoltà che faccio, i professori sono molto rigorosi, quindi quello spiega un po' il risultato che ottiene l'Università di Trieste. Quindi, dicendo questo, proseguirò con la magistrale qui, sempre nell'ambito informatica, e dopo, visto che abbiamo anche l'opportunità di svolgere i tironcini all'area di ricerca anche nelle diverse aziende che si trovano qui, acquistare esperienze lavorative anche qua. Acquistare esperienza è il loro obiettivo. Jordan, dimmi, tu cosa pensi fare nel tuo futuro dopo essere diplomato in informatica? Allora, come hai detto Ivan, facciamo una facoltà bellissima. Abbiamo la chance di fare una facoltà, una delle facoltà che assumono di più qua in Italia e nel mondo in generale. Io dopo la mia triennale, è vero che io posso entrare nel campo di lavoro, ma facciamo un curriculum, diciamo, più generale, con quelli di elettronica, di telecomunicazione, di base di dati. Dunque facciamo la cosa un po' più globale. E dopo vorrei fare una magistrale per fare le cose un po' più specificate di quello che voglio fare, tipo l'informatica. Perché adesso facciamo qualcosa di un po' più globale con altri curriculum. Okay. E dunque dopo la mia triennale vorrei andare a fare la magistrale, forse a Trieste, forse no, non so ancora, per essere più specializzato in qualcosa. Okay. Bello, bello sentirvi. Ragazzi, adesso ditemi, 5 anni a Trieste, 4 anni a Trieste, ma c'è chi adesso, arrivato 2 anni fa, pensa come farò ad arrivare per essere come Ivan, per essere come Jordan. Allora, quale consiglio potete dare a queste persone che sognano di avere un percorso così bello come voi? Bello, bello non direi, perché il percorso è stato, diciamo, un po' storto, ma alla fine l'ultimo, cioè, diciamo, il consiglio che posso dare a qualcuno è veramente impegnarsi. Sbagliando si impara, come diciamo di solito, perché di sicuro gli sbagli ci saranno, ma avere sempre in mente che sbagliando si impara.
andare sempre avanti, impegnarsi. L'unica parola che posso dire è veramente impegnarsi. Quanto riguarda gli studi, anche la vita attiva, anche la vita diciamo in città, tutto quanto, sempre impegnarsi, sempre cercare di avere informazioni, perché in giro ci sono sempre dei premi, ci sono sempre diciamo delle borse, quindi impegnarsi e studiare. Se cadete, cercate di rialzarvi. Jordan, dimmi, e tu, quale consiglio daresti a un giovane? Il consiglio che darò a un nuovo studente è di essere veramente a conoscenza della facoltà che lui sta per fare. Perché non è che c'è una facoltà facile o una più difficile, ma tutte le facoltà non sono le stesse. E tutte le facoltà non si studiano della stessa maniera. Dunque, di essere a conoscenza di quello che sto facendo, perché quello è la base. E poi, come ha detto Ivan, la cosa è impegnarsi sempre e sempre. E essere anche all'occhio delle informazioni, perché si può avere un'informazione che gira ma tu non sai niente e perdi tante opportunità. Dunque impegnarsi, essere all'occhio con le informazioni e tutto quanto. È il consiglio principale che darò a qualcuno che arriva qua. So che tu sei stato tesoriere dell'associazione. Sì. Parlando di questo, si parla di soldi. Parlaci un po' di qual è il tuo ruolo nell'associazione. Allora, il ruolo di tesoriere non è un ruolo così impegnativo che altri. È soprattutto un ruolo di disponibilità e di fiducia. Perché diciamo che sono i soldi che tutti i tuoi connazionali hanno dato per che sia l'iscrizione o la quota associativa. E tu hai il lavoro di tenerli bene e essere disponibile a darli quando c'è bisogno. Dunque era più un lavoro di fiducia che un lavoro troppo impegnativo come altri posti in quella situazione. Ok, grazie. E ragazzi, ho visto che voi parlate bene italiano. Non so, avete imparato l'italiano qua prima di iscriversi all'università? Ivan, dimmi, cosa è successo? Hai imparato l'italiano qua prima di iscriversi all'università? No, assolutamente no. Chi desidera proseguire gli studi in Italia, prima deve ottenere una certificazione di lingua di livello B2 al minimo. E dopodiché deve passare un colloquio all'ambasciata del suo paese, colloquio in cui deve presentare un progetto futuro ben dettagliato e tutto quanto. È lì che ho imparato le basi dell'italiano e qui ho solo approfondito. Ah, ok. Allora, parlando di progetto futuro che dovete presentare all'ambasciata, significa che tu, Jordan, prima di arrivare qua in Italia, eri già ben fissato su cosa dovevi studiare qua all'università? Sì, più o meno sin da piccolo io sempre sono innamorato dell'informatica, sin da piccolo volevo fare quella roba. E anche in Camerun ho fatto tipo un anno all'università dove facevo informatica. E quando ho avuto la possibilità di venire qua in Italia, per me la scelta non era da decidere, è quella roba che volevo fare. E sono venuto qua, ho trovato una bella facoltà di ingegneria, mi piace tanto e sono veramente contento della mia scelta e questo. Ho sempre voluto fare informatica e ho deciso così. Allora, significa ragazzi, significa che abbiamo il futuro Zuckerberg davanti a noi. E Ivan, dimmi, come trovi la città di Trieste? Se devi consigliare un posto da visitare qua a Trieste, quale sarebbe questo posto? Allora, essendo nell'ambito dell'ingegneria, diciamo delle scienze, delle tecnologie, consiglierei a qualcuno l'area di ricerca, perché già da un punto di vista architetturale è un gioiello. Oltre a quello, è proprio come il suo nome l'indica, un'area di ricerca, quindi ci sono tanti laboratori, tante aziende, quindi è proprio il luogo che consiglierei a qualcuno di andare a visitare qui a Trieste. E tu, Jordan, dimmi, la città di Trieste con questa bora che durante il mese di dicembre, di gennaio, fa tremare tutta la città, tranne questa che è anche vero che ci dà un po' di difficoltà, ma è bello sentire la bora soffiare quando sei a casa. Dimmi un po', quali sono i posti belli così che puoi consigliare a qualcuno nella città? Allora, non direi che sono appassionato d'arte, ma ci sono qualche bel posto d'arte da vedere qua a Trieste, come il Castello di Miramare. Per me è una grande opera d'arte perché
Cioè, è come fare un passo un po' indietro negli anni, è qualcosa di bellissimo, consiglio veramente di andare a visitare. Abbiamo anche la mitica Piazza Italia sul mare, cioè qualcosa di meraviglioso, soprattutto anche di notte è qualcosa di veramente bello da visitare. Sono i posti che consiglierei principalmente a qualcuno di visitare qua a Trieste. La famosa Piazza Unità con le luci blu che inquadra la piazza. Ok, e Ivan, dimmi un po', prima avevamo parlato di lavoretti. Bon, so che a volte c'è qualcuno che parla di studenti lavoratori. Si può parlare di studenti lavoratori sapendo che c'è proprio la legge che inquadra il lavoro che può fare uno studente? Certo, certo. Allora, in quel caso la legge ci dice che uno che ha un permesso per motivo di studio ha diritto a massimo 20 ore settimanali di lavoro a settimana. Quindi non si può parlare proprio di studente lavoratore, perché uno che fa 20 ore settimanali non è proprio un lavoro, diciamo che è un lavoretto per mantenersi, ma c'è la possibilità anche di estendere quelle ore, quelle fasce orarie, ma non essendo più studente lavoratore, ma lavoratore a tempo pieno. In quello caso c'è tutta un'altra pratica da fare. Allora ragazzi, voi che siete studenti veramente dovete stare attenti, perché c'è proprio una legge che inquadra questo e dovete rinnovare il permesso di soggiorno ogni volta. Attenti che bisogna dare gli esami per essere sempre a giorno con il permesso di soggiorno. E Jordan, dimmi, abbiamo parlato di lavori, abbiamo parlato di studi. Come siete messi adesso con gli studi? Perché so che da quasi 4 anni, da quasi 5 anni che siete qua, tra un po' sarete futuri ingegneri. Allora, qual è la tua prospettiva? Allora, dopo gli studi, che spero che finiamo fra poco, io non sono ancora disposto a entrare direttamente nel campo del lavoro, perché è vero che facciamo l'università, ma quando si dà uno sguardo al campo di lavoro ci chiede ancora tante cose. Io vorrei continuare dopo con una magistrale, ma non so se la farò qua a Trieste o no. Ma se non c'è la possibilità prima, forse proverò comunque a lavorare un po' per prendere un po' di esperienza e poi vedremo. Ok. L'ultimo consiglio che posso dare è che è un consiglio che mi è stato dato da un paio di anni da un mio professore, è quello di essere furbo, perché chi se la cava all'università non è più intelligente, ma colui che è anche un po' più furbo. Ok, allora, sono stato furbo per avervi stamattina qua alla Scoperta di Trieste, vi ringrazio per questo. E alla Scoperta di Trieste diciamo che passeranno la parola di fine e dopo salutarvi. Dimmi, come parola di fine, cosa dici? Allora, è stato un vero piacere di essere con te, non è stato facile da tempo che abbiamo programmato questo. E sono sempre contento di parlare con te, di parlare con gli amici, parlare di Ivan, non solo delle cose banali, ma anche delle cose importanti per la nostra vita, per il nostro futuro. E diciamo che quello che abbiamo detto, si può aggiungere qualcosa, ma abbiamo detto quasi, abbiamo fatto un giro un po' completo sulla vita, sullo studio, tutto quanto. E vi ringrazio di averci ascoltato e ci diciamo forse una prossima volta. E tu, Ivan? Allora, come parola di fine, Olivier, ti vorrei ringraziare tu insieme alla tua team della Scoperta di Trieste per tutte le puntate che ci fate. E grazie ancora per questo momento di condivisione con molte persone che verranno questo video. E vorrei ancora ribadire su un punto, ragazzi, soprattutto per chi sta arrivando qua per proseguire gli studi. Come ha detto mio collega Jordan, dovete avere fino alla base le idee proprio chiare su quello che volete fare e dovete essere disposto a fare degli sforzi per poter arrivare veramente alla vostra fine. Ragazzi, forza e coraggio deve essere il vostro accompagnatore. Questo Free Talk si termina qua e diciamo alla prossima puntata. Grazie ragazzi e a presto. Grazie.